prima di iniziare i divini misteri e vivere insieme la Pasqua del Signore, consegno a Don Claudio, come promesso, come da lui desiderato, la reliquia di Sant'Amato, vescovo di Nuzio, compatrono della nostra diocesi. Molto reverendo, con quanto in piedi, parroco delle parrocchie di Santa Maria Assunta e San Nicola in Poveri e Santa Maria Assunta in Cerino. Reverendissimo Don Claudio, in occasione del tuo 25° anniversario di ordinazione sacerdotale, memore della tua origine dalla comunità di Monteverde, appartenente a questa arcidiocesi di Sant'Angelo, sono lieto di donare a te e alle tue comunità una preziosa reliquia di Sant'Amato, vescovo di Nuzio e compatrono della nostra arcidiocesi. Il santo vescovo Amato è stato, per la Chiesa del suo tempo, un testimone luminoso di impegno per la cura pastorale e l'elevazione spirituale del gregge che affidiamo, promuovendo il culto attraverso l'edificazione morale e materiale della casa di Dio in mezzo al suo popolo. Non avendo noi come arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia, nell'ultima ricognizione canonica del Santo, prelevato nessuna reliquia, mi sono premurato di farne richiesta io stesso all'arcidiocesi di Salerno Campagna Cerro, che ne custodiva alcuni frammenti come riserva, essendo un tempo Nusco suffragare della chiesa salernitana. Auspico che questa reliquia possa diventare per te e per le tue comunità un segno di protezione e di incitamento ad imitare lo zelo pastorale del Santo Vescovo, che ha dedicato la sua vita per fermo. Il cuore per il tipo della tua persona e il tuo ministero, estendendo la giornata celeste alle tue comunità parrocchiali. Sant'Angelo dei Lombardi, nel luglio 2021. Pasquale Cascio,
guidare i nostri cuori, perché riconosciamo la tua gloria nell'umiliazione del tuo Figlio e nella nostra debolezza sperimentiamo la potenza della sua risurrezione. Egli è via e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi ha parlato. Mi disse: figlio dell'uomo, io dimando ai figli di Israele, a una razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore impurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Parola di Dio. I nostri occhi sono rivolti al Signore. I nostri occhi sono rivolti al Signore. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, i nostri occhi sono rivolti al Signore. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi, ne siamo di lo scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che la allontanasse da me. Ed Egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Celebrazione eucaristica vigiliare del sabato permette alla comunità di entrare già nella gioia della Pasqua, nella Pasqua settimanale e la domenica. E nella gioia della Pasqua noi siamo pronti, disponibili ad ascoltare ancora Gesù che ci parla, Gesù che si offre a noi, Gesù che cerca la comunione con noi per costruire la comunione tra di noi. Questa è la domenica. Gesù che ci parla, Gesù che si offre a noi per fare comunione con noi e per aiutarci a costruire la comunione tra di noi. In fondo, conservare una reliquia di un santo non è tanto solo un segno di protezione, ma è avere quel segno che ci aiuti continuamente a ricordare la risurrezione di Cristo e la nostra risurrezione. Che ci aiuti continuamente a ricordarci che Cristo ha offerto se stesso, il suo corpo e il suo sangue per noi, come i santi e i martiri in particolare hanno offerto se stessi per l'umanità. E la reliquia, come i nostri corpi, sono per la comunione, sono per la relazione tra di noi, e le reliquie hanno la capacità di ricordarci che la comunione tra di noi abbraccia i secoli, e questi secoli che si ritrovano insieme nelle reliquie dei santi ci aiutano meglio a capire come essi sono orientati, i secoli, il tempo, verso l'eternità di Dio. Quindi, caro Claudio,
è molto bello questo tuo desiderio di arricchire le comunità degli ridicoli e dei santi. Non sono talismani, sono reliquie, cioè tracce di santità, tracce di Dio in mezzo a noi, tracce di Cristo che è il fine ultimo della nostra vita. Gesù ci parla attraverso la parola che è stata proclamata. Questa parola aiuta sia il sacerdote che è chiamato a guidare la comunità e sia la comunità che è convocata dalla parola per essere poi nel mondo una testimonianza del Vangelo, una testimonianza credibile del Vangelo. Stiamo attenti, tante volte cerchiamo la credibilità del sacerdote e facciamo bene. Ma c'è parimenti la credibilità della comunità? Cerchiamo con la stessa ansia la credibilità della comunità? E non possiamo dire che la credibilità della comunità dipende solo dalla credibilità del sacerdote, no? Dio non ci permette di dire questo. Perché il sacerdote e la comunità sono una cosa sola. Per cui tante volte il sacerdote avvia la comunità, ma tante altre volte la comunità custodisce e dà al sacerdote un buon indirizzo di vita e di via per la predicazione del Vangelo. Allora stiamo attenti che questa parola di questa sera ci prende tutti, ognuno poi secondo la sua vocazione e secondo la sua responsabilità. Allora, bravo, questo spirito di cui parla Ezechiele, quando è entrato in te, non voglio la tua storia vocazionale, voglio la tua storia sacerdotale, che vorrei dire è entrato in me quando... È difficile, lasciamo stare i momenti emotivi, andiamo ai momenti sacramentali che sono certi. Questo spirito di cui parla Ezechiele è entrato in te nel tuo diaconato e nella tua ordinazione sacerdotale 25 anni fa. Mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. E questo spirito da quel momento sacramentale è sempre con te. È lo spirito del Signore che ha realizzato in te lo spirito del profeta, del sacerdote e del pastore. Uso pastore per non dire re, è proprio difficile da dire re. E noi forse ci potremmo un po' più inorgogliere, sono re. No, sei pastore. Meglio re. No, sei pastore. Re pastore, ma sei pastore. Quindi non devi guidare da re, ma devi guidare da pastore. Nella scrittura c'è il re pastore, non c'è il re basta. Infatti Davide, il grande re, quando è chiamato, dov'è Davide? Non era a scuola, beato lui, quel ragazzo, non era a scuola. Stava pascolando le pecorelle della sua famiglia. E anche questo è significativo. Dalle pecorelle a essere unto re, il re pastore. E solo il re pastore può guardare al buon pastore. Allora lo Spirito Santo è entrato in te e ti ha reso profeta, sacerdote e pastore. Però ti ha detto subito, figlio dell'uomo, cioè ha fatto appello alla tua umanità. Gesù ha voluto essere figlio dell'uomo e noi vorremmo sentirci disturbati dall'essere chiamati figli dell'uomo. Dovremmo essere orgogliosi che Dio ci chiama figlio dell'uomo. Ma quando il suo figlio si è fatto figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, che sembrano molto attenti al loro Dio, ma poi a
hanno tante difficoltà, si sono anche sollevati contro di me, dice Dio al profeta, ma tu, ascoltino o non ascoltino, devi andare a loro. Perché la prima missione nostra, te lo dico prima a noi sacerdoti, è di esserci. Ma quale missione è andata il vescovo? Esserci. Non c'è missione se non siamo in mezzo alla nostra gente. Non c'è missione. Noi non siamo missionari stagionali. Noi siamo missionari che stanno, sia che il popolo è desideroso di ascoltare, sia che il popolo non ha voglia di ascoltare, sia il popolo ci fa difficoltà, sia che il popolo ci osanna perché sono contenti di noi. Ascoltino o non ascoltino, devono sapere che un profeta si trova in mezzo a loro. E guardate, nonostante tante volte le comunità hanno le loro difficoltà, però vogliono sapere chi è il loro parroco. Qualche volta scherzando dico a qualche comunità, e voi non volete sapere chi è, deve stare con voi così lo potete sparare, se non ci sta, chi sparate? No, non dovete sapere chi è e deve stare con voi perché poi voi potete avere il bersaglio. Deve stare con voi perché dovete sapere che c'è il profeta di Dio in mezzo a voi, che Dio non ha abbandonato il suo popolo, perché questa è la grande tristezza, quando il popolo non sa più a chi rivolgersi per sentire la parola di Dio. A chi si rivolge? Non vede più il punto di riferimento. Bene, saremo anche il bersaglio su cui qualche volta cadranno gli strali di chi ci colpisce, ma a noi interessa che in mezzo al popolo c'è il profeta di Dio che parla. Ascoltino o non ascoltino, obbediscano o sparano, noi siamo lì. E credo che tu, caro Claudio, come ogni sacerdote, ha fatto buone esperienze di tutto questo nei 25 anni del tuo ministero. Ha fatto un'esperienza che in qualche modo non solo conferma la parola, perché la parola non ha bisogno di essere confermata, ma che trova in questa parola ancora di più la ragione del proprio ministero. La ragione per andare avanti, caro Don Claudio, non solo le opere che hai compiuto, ma è solo e sempre questa, che in mezzo al popolo ci sia il profeta. Infatti, la parola di Paolo, così sfogliamo, no? L'ascolto, che prima si sfogliano le pagine, poi si sfoglia l'ascolto e poi bisognerebbe sfogliare il cuore. Boh, la prima parte la facciamo sempre, le pagine le sfogliamo, la seconda parte cerchiamo anche di fare questo sfoglio dell'ascolto dentro di noi, e poi bisogna saper girare le pagine del proprio cuore, perché se non giriamo le pagine del nostro cuore è chiaro che la parola non entra pienamente nelle pieghe della nostra esistenza. Bene, sfogliando l'altra pagina troviamo questa parola così forte di Paolo, che va chiaramente dritto al cuore del ministro di Dio, ma va al cuore anche di ogni credente, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina. Libri e libri si sono scritti che cos'è questa spina di Paolo della carne che fa tanto bene, ma spesso gli impedisce di stare bene. Questa volta è la condizione di tanti di noi sacerdoti e anche di tanti di noi cristiani, che fate tanto bene per le vostre famiglie, per le vostre comunità,
per il lavoro che svolgete. Fate tanto bene, ma non state bene. Ora attenti, questo non stare bene, Paolo non lo inquadra come una malattia del cuore, ma come un disturbo che solo la sua fede può trasformare in uno strumento di umiltà. Il non star bene diventa una malattia, ma se la fede coglie questo non stare bene per trasformarlo in uno strumento di umiltà, ha vinto colui che gli ha posto questa spina. Ora, togliendo un attimo le varie supposizioni che gli studiosi fanno su San Paolo di cosa sia questa spina della carne, io voglio leggerla così per me, per Don Claudio, per voi. Qual è questa spina che può diventare una malattia, ma può diventare anche uno strumento per vivere la nostra umiltà e non montare in superbia? Noi ci muoviamo tra due sponde. La prima sponda è quando le cose ci vanno bene, possiamo fare la battuta mezza dialettale, se uno vuole. Sono in gamba. So fare tante cose. L'altra sponda, tante volte poi si avvicinano queste due sponde, altre volte si allontanano, ma poi si avvicinano. L'altra sponda è: non so buona niente, non so fare niente, mi va tutto male. Ecco, la spina della carne è una linea, la lucidità per leggere la propria vita con gli occhi di Dio. Ecco perché questa spina è l'inviato di Satana. Perché l'inviato di Satana ci vuol togliere quella lucidità della fede per guardare con chiarezza la nostra vita. Sia per non dire sono uno buono e nessuno è meglio di me, e sia per non dire l'altra parola, non sono buono a niente, sono un fallito, sono un uomo da niente. Satana questo vuole, che noi siamo sbalottati tra queste due sponde, e c'è una superbia che nasce da ciò che va tutto bene, e c'è una superbia, un centrarsi su se stessi anche quando le cose vanno male. Anche lì ci può essere la superbia, quasi che tutto dipendesse da noi. Proprio ieri sera parlavo con un adolescente, la ragazzina forse la vostra età, non so più o meno, ma non serve adolescente, no, non serve adolescente, ci vuole la metà per essere adolescente, però sempre giovane. Parlavo con questa adolescente, e quello era il problema. Lei mi diceva: ho l'impressione che tutto dipenda da me, però attenti cari genitori, tutto dipende da me nel male che succede. Una brava ragazzina, però ecco la spina della carne, Satana che, il pensiero suo che fa credere all'adolescente, questo è tipico per l'adolescente, che tutto dipende da me. Se a casa mia succede un guaio è per colpa mia. Ma senza una ragione. E perché ci si sente chiaramente al centro dell'universo, ma senza distinguere l'essere al centro dall'essere responsabile. Non si distingue ancora. Cari ragazzi, questo non sono adolescenti. Guardate, dovete crescere, ma se adesso viene un temporale brutto, vi siete paura, non è colpa vostra. Eppure la spina nella carne ti fa pensare: ma vuoi vedere che colpa mia che questo temporale ha allagato il paese questa sera? Ecco, c'è anche una superbia che viene fuori dalla presunta debolezza, ma è una presunta perché io mi sento il centro dell'universo, anche nella debolezza. Vedete come questa parola di Paolo ci prende tutti,
prende il sacerdote, prende ogni cristiano. Cosa bisogna fare perché questa spina della carne non diventi poi una spinta, quella che noi chiamiamo oggi una parola brutta, depressione? Mi compiaccio delle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce, sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. E qui è lo schiaffo che diamo a Satana, che vuole mettere questa spina nella carne. Non mi inorgoglisco quando le cose vanno bene, ma nemmeno mi deprimo e nemmeno mi lacero quando constato la mia debolezza, perché so che quando le cose vanno bene è grazia di Cristo, quando le cose vanno male la grazia di Cristo farà molto di più di quello che io avrei potuto fare se fossi stato bene. È quello che significa quando sono debole e allora che sono forte. È un sacerdote che vive con fede il suo ministero, sperimenta questo ogni giorno. Però è importante quella parolina, per Cristo. Noi sacerdoti, ma ogni battezzato vive per Lui, quindi è Lui la causa di quello che facciamo. Per Cristo, perché vogliamo rassomigliare a Lui. Per Cristo, perché vogliamo condurre gli altri a Cristo. Allora, se questo per Cristo funziona, la mia vita è per Lui, voglio rassomigliare a Lui e voglio portare gli altri a Lui, quella spina non è più nelle mani di Satana, quella spina è in pratica la molla della mia santità sacerdotale, della mia santità di battezzato, della mia santità di laico impegnato, altro che spina di Satana, come è stato per Paolo. Però c'è il momento della sofferenza, quando devi ricostruire quello che Satana con questa spina cerca continuamente di distruggerti. Ma cosa devo distruggere, Satana? È quel per Cristo. Vivo per Lui. Voglio rassomigliare a Lui, voglio portare gli altri a Lui. È quello che Satana vuole mettere in crisi, nel sacerdote in modo particolare. Carissimi, tante volte tutto questo c'ha un brutto posto, un brutto ruolo, il pregiudizio. Pregiudizio, abbiamo visto nel Vangelo. Il pregiudizio a un certo punto tarpa le ali di ogni progetto. Gesù va nella sua patria contento. Sono contenti di quello che dice, ma il pregiudizio tarpa le ali alla fede, non è possibile. È il figlio del falegname. Quanti pregiudizi tarpano le ali al ministero sacerdotale e alle nostre comunità? Tanti. Però voglio leggere questo brano, caro Claudio, cari sacerdoti, da due punti di vista. Dal punto di vista della comunità che ci guarda e trova subito il motivo per tarpare le ali alle nostre proposte pastorali. Ma dall'altra parte ci sono anche i nostri pregiudizi verso le comunità, per cui anche noi tarpiamo le ali alle nostre comunità. Perché non crediamo che possano prendere il volo della sequela di Cristo. Sì, questa è l'altra spina, ma è la stessa spina. No, lavoriamo tanto, ma non crediamo che le nostre comunità siano capaci di seguire Gesù Cristo. C'è un momento in cui la comunità cammina e io devo soltanto lodare Dio. C'è un altro momento in cui la comunità si ferma. Io devo supplicare Dio e esaminare la mia condotta. C'è un altro momento in cui comunità e pastore sono felici di stare insieme. E così si alterna la vita. Comunità che cammina, la comunità che si ferma, il pastore che non sa cosa fare, poi
con un giusto giudizio si rende conto di quello che sta facendo, di quello che deve cambiare e poi insieme si è felice. E io vorrei che non casualmente questi giorni belli di preparazione per il cinquesimo del sacerdozio di Don Claudio siano i giorni in cui comunità e pastore sono felici di ritrovarsi insieme. Dal primo momento, quando ho avuto modo di incontrarla e conoscerla,
subito è nato quel feeling bello, no? Di padre e figlio. Un padre che parla a un figlio che ascolta il padre. E in questa figliolanza, paternità, mi ci ritrovo, eccellenza. Grazie per questa bellissima testimonianza che da me, ma sono convinto, la sta dando al popolo di Dio e a tutti i sacerdoti che sta incontrando sul suo cammino di sacerdote, e direi anche di vescovo, sacerdote e vescovo, pastore e re, ma più pastore che re, più sacerdote che vescovo. Ho coniato questo binomio proprio ascoltando l'eccellenza. Ebbene, voglio proprio far tesoro di questa bellissima esortazione che ha dato a me, sono convinto anche ai miei cari confratelli qui presenti, essere più sacerdoti. E il popolo di Dio ha bisogno di questi sacerdoti come guida. Ieri sera dicevo con il signor di donna che a volte siamo delle guide in un deserto, ma anche il deserto porta con sé gioia e dolore e porta una meta, la terra promessa. Qui sta il bello, ecco, di noi sacerdoti, che non dobbiamo rassegnarci, sfiduciarci oppure staccarci. E allora questi 25 anni di trascorso con gioia e con entusiasmo vogliono essere per me un motivo in più a continuare con più slancio sacerdotale. E voglio essere una riconoscente, eccellenza, consegnandolo una croce pettorale, ce n'ha tante, però questa è particolare, personalizzata, ed è stata fatta in Turchia da una famiglia armena, grazie a Don Massimiliano, che adesso la consegna. Amen. La messa è finita, andate.